signori e signori, dal vostro Alberto Angela con 40 anni di meno. Benvenuti alla prima puntata di Quarta Corriere, il piacere della scoperta. Ci troviamo negli antichi locali della manifattura, l'opificio dove si filava la lana. Questa sera, come potete notare, parleremo di musica. Fin dall'antichità l'umanità si è sempre posta mille domande in merito all'argomento, tipo: ma tutti questi pallini neri in fila sul pentagramma, che cosa saranno? Caccole di mosca? Oppure una sorta di antico alfabeto alieno? I diesis, che cosa sono gli hashtag dei cellulari? O similare soldo fa? I bemolli? O parapapapapapà? E questo curioso personaggio che continua a sventolare le braccia, perché lo fa? Perché avrà caldo oppure infastidito dalle mosche? Questo non lo possiamo sapere. Ma che cosa sento? Aspetta, prendo un punto di vista privilegiato. Ma è incredibile, una cosa rarissima, un nutrito gruppo di nativi vestiti con i loro tipici costumi da cerimonia. Che cosa fanno costoro? Stanno intonando un inno d'amore oppure stanno suonando un grido belluco contro una tribù nemica? Se avrete pazienza di seguire, questa sera cercheremo di dare delle risposte a tutti questi quesiti. Ma avviciniamoci a loro, guardiamoli più da vicino. Bene, vedo che sono della pregiata categoria dei musicisti, e tutti costoro messi insieme formano la orchestra di fiati. Come vedete, uno di loro tiene tra le mani un arnese, un oggetto molto complicato che in questo caso possiamo definire strumento musicale. Costoro con questi strumenti producono dei rumori che tutti insieme possiamo questa sera chiamare dei suoni, che tutti insieme danno forma alla musica. Ma adesso andiamo a vedere più da vicino questi strumenti musicali. Notate che tutti costoro stanno cercando di rompergli questi strumenti musicali, partendo da questo signore qua che sta cercando di segare in due il proprio con un rudimentale seghetto, oppure, se riesco a risalire questa, aia, mi sono fatto male, questa antica piramide maya, qualcuno che cerca di romperlo battendo sopra, e tutti gli altri che invece tentano di scoppiargli soffiandoci copiosamente dentro, come antichi mantici delle fucine medioevali. Bene, scendo dalla piramide per parlare ancora di questo personaggio che continua a sbracciarsi davanti alla banda, diciamo. Costui è il maestro, e sono secoli che gli scienziati di tutto il mondo non capiscono come mai cerchi di attirare la sua attenzione dei musicisti senza mai ottenerlo. E adesso mi sta anche guardando male, perché rischio di mandare in palla tutta l'esecuzione del brano. Ma adesso sorge spontanea la domanda: quale fu il primo strumento musicale? Non lo so, però potrei dirvi che probabilmente gli uomini primitivi percuotevano dei tronchi cavi con dei bastoni per produrre dei rumori, per avvertire magari una tribù vicina che c'era un mammut che pascolava nelle vicinanze, quindi quella sera si sarebbero mangiate bistecche anziché lumache o lucertole. Poi col passare dei secoli possiamo descrivere le simili trombe raffigurate nelle antiche tombe dei faraoni egizi, quelle che si suonavano quando, terminata la piramide, si faceva un party e si scolavano colossali quantità di birra calda fino al giorno d'oggi. Come possiamo vedere, gli strumenti moderni,
sorge spontanea ancora una domanda: ma a che cosa serve la musica? La musica senz'altro serve per procurare del piacere all'orecchio e serve senz'altro a procurare delle emozioni. Questa sera l'Accademia Filarmonica dei Concordi vi accompagnerà pure in un viaggio di scoperte e invenzioni, suscitando in voi l'emozione della meraviglia che hanno avuto gli inventori quando finalmente hanno inventato qualcosa di utile anziché gli stuzzicadenti per mancini, oppure lo stupore e la meraviglia dei primi esploratori al cospetto delle grandi vastità terrestri appena scoperte, prima di venire catturati dagli indigeni bolliti e mangiati con cipolle e carote. Quindi, l'augurio di Alberto Angela con 40 anni di meno di questa sera, un buon viaggio nella fantasia e nella musica che emoziona. Bene, adesso 5 minuti che vado a deridicolizzarmi e poi cominciamo.